Stamattina è stata una giornata, devo dire, molto intensa e a tratti anche emozionante, davvero. Allora, grazie all'amicizia di una maestra, della maestra Velia, siamo riusciti ad avere qui a Reggello Fiammetta Borsellino, che ha portato una testimonianza ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo, soprattutto della scuola primaria Oriani e della scuola secondaria Guerri, che hanno lavorato nel corso dell'anno a un progetto collettivo proprio sulla mafia e sulle figure che hanno in qualche misura contribuito a smantellare, no? Cosa Nostra, ma che hanno poi perduto la vita proprio per testimoniare e cercare di allontanare questo tarlo dalla nostra nazione. E la testimonianza di Fiammetta Borsellino è stata molto toccante, perché oltre a portare anche l'esperienza personale di figlia 19enne al momento dell'attentato e della morte del padre, ci ha poi anche stimolato a proseguire in un percorso, in un cammino che porti alla consapevolezza di quanto ognuno di noi può fare per la legalità. L'incontro con i ragazzi è sempre per me un momento di crescita reciproca, perché si condividono valori, obiettivi, e questa condivisione è fondamentale per tutto quello che è il contrasto anche alla criminalità organizzata e per tutto quello che è invece l'alimentare, ecco, la cultura della legalità, che, come dicevo oggi ai ragazzi, si nutre di un lavoro di squadra. Qual è l'eredità più importante che pensa suo padre abbia lasciato? Ma sicuramente il senso del dovere, il senso dello Stato, inteso nella sua forma più alta, proprio come salvaguardia dei diritti e della dignità di ogni essere umano, e senso dello Stato e fiducia soprattutto nello Stato, anche se a volte questo stesso Stato ci fornisce esempi sbagliati, perché la fiducia, ecco, è fondamentale, vedere quelli che sono i suoi bracci positivi, perché mio padre era un uomo di Stato e ha creduto così tanto nello Stato fino all'estremo sacrificio della sua stessa vita.